Eh sì, tutte queste riprese che avete appena visto sono realizzate con il drone più economico, più accessibile del momento, della gamma DJI, ma degli unici droni che ha senso comprare, secondo me. Perché signori, oggi esce questo DJI Mini 3 in versione classica, in versione base, una versione senza i sensori d'ostacolo, che effettivamente non servono a così tanto e che però, complice anche la CPU che deve far meno lavoro e tutte cose, risparmia sia sul prezzo sia sul tempo di volo, perché questo drone dura più in volo rispetto al Mini 3 Pro. E ce l'ho qua in Fly More Combo, la versione con tre batterie, la borsa, eliche aggiuntive e tutte cose, e vedete che però è la versione con il radiocomando figo, così come il Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mini Pro 3, cose, tutti i droni insomma DJI del momento. Potremmo scegliere di acquistare questo nuovo Mini 3 in versione senza radiocomando, solo col drone, nel caso in cui abbiate già il radiocomando da un altro drone, ad esempio, che ne so, il DJI Mini 2, ma tanto sono tutti uguali. Se avete uno di questi radiocomandi DJI, oppure già uno con lo schermo, che sarebbero RCN1 e RC Pro, se non sbaglio nomi ufficiali, potete risparmiare comprando solo il drone e non il radiocomando, e questa è una cosa fighissima. Come fighissimo, ah, finalmente la reintroduzione della borsetta, la bella borsetta che tanto abbiamo apprezzato e amato con il Mavic Air 2, Air 2S, e non lo so, questa è la borsa della Fly More Combo, quindi solo se acquistate la versione combo con tre batterie, i filtri e la borsa, appunto. Qua nel cappuccio trovo tutte le eliche di ricambio, qui trovo il drone, salve, bella la scelta dei sacchetti biodegradabili, non dovrebbe esserci plastica negli imballaggi, ed eccolo, salve, che linee, guardalo, che aggressivo, sembra una una macchina degli anni 50. Abbiamo un proteggi eliche così, e poi possiamo strunk aprire il nostro drone, che una volta tolto anche il copri gimbal si presenta nella sua versione pronta a volare. Noto subito che qua nella parte anteriore sono stati mantenuti questi spallacci, diciamo, con queste cose qua sopra, anche se non ci sono i sensori d'ostacolo, sia probabilmente per una questione di estetica, perché sono belli, sia probabilmente per una questione aerodinamica, sia per una questione di proteggere la cam. È comunque roba che sporge, che non va nell'inquadratura, ma che un minimo da qualche botta protegge la cam, ed è tutto di guadagnato. Cam che registra sia in orizzontale, sia può ruotare totalmente in verticale per fare video verticali, che ora vanno tanto di moda su TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, cose varie, o anche foto verticali, perché no? Quindi così come il Mini Pro 3 abbiamo la cam che va esattamente in verticale. Beh, vediamoceli affiancati. Opla, vedete che la differenza è veramente minima. Da sopra si vede solo la presenza di queste fotocamere posteriori sul retro. Da davanti si presentano così, chiaramente il Pro è questo qua che ha le telecamere aggiuntive. Abbiamo dei piedini però. Ah, questo è interessante. Ha una base d'appoggio più appoggiosa. Ok. Mentre il Pro appoggiava solo sulla pancia, qui abbiamo dei piedini che ho il sospetto che non siano solo una questione di bilanciamento, ma più una questione di posizionamento delle antenne. Secondo me ha le antenne qua che è la posizione migliore, insomma, in cui prendono meglio. Uguali sul retro, qui devo solo togliere l'etichetta. Entrambi 249 grammi, quindi di libero utilizzo anche in centri abitati e anche senza il patentino dei droni, questo è molto importante. Noto solo che qua nel lato inferiore c'è per questo Mini 3, questa versione base, una piccola fotocamerina per l'optical flow, per star fermo in orizzontale, mentre il Pro non aveva bisogno perché già poteva usare le due fotocamere della vita ostacoli. Alla fine per il resto non cambia niente, se non il prezzo e il fatto, come vi dicevo, che avendo tutte queste telecamere aggiuntive che servono solo per gli ostacoli in meno, ci guadagniamo un 4 minuti di batteria. E qui nella Fly More Combo di questo Mini 3, oltre al radiocomando fighissimo con Android integrato, questo è bellissimo. Dicevo, qui nel Mini 3 Fly More Combo ne abbiamo 3 di batterie, una, 2 più quella che è sul drone. E quindi sono 4, 8, 12 minuti in più. Abbiamo un quarto d'ora in più sulla Fly More Combo, semplicemente per non avere la vita ostacoli. È un trade-off interessante. Sacchettino anche questo riciclabile per i cavi USB, un cacciavitino per cambiare le eliche, più i vari manuali di istruzioni che non mi interessano, quindi lascerò belli impacchettati. Non mi interessano perché, ecco, se questo deve essere il vostro primo drone, ve lo
dico, è di una facilità disarmante. I droni DJI sono veramente adatti proprio per i principianti. Se hai giusto un paio di metri attorno al drone, ti metti là, l'applicazione ti dice cosa fare, metti gli stick così e provi, fai le cose, lui sta super fermo, super tranquillo, ti aspetta. Se ti impanichi, molli tutto e lui sta là. E il fatto di avere un prezzo più accessibile è top, sempre nell'ottica del drone per principianti. Un radiocomando figo, vi dicevo, ha a bordo Android sicuramente, quindi con la sua memoria interna. Abbiamo due ghiere qua per regolare quello che vogliamo. In realtà di solito la posizione del gimbal, sull'altra magari metti l'esposizione o comunque sono configurabili. Mentre sul radiocomando base ne abbiamo una sola che è per il gimbal. Radiocomando base che non spaventatevi se vedete senza schermo, perché questo qua è il classico radiocomando DJI sul quale si inserisce il telefono qua nella parte superiore. Io da content creator, da persona che deve fare i video mentre vola con i droni, trovo super comodo il fatto di non dover impegnare l'iPhone per vedere dove va il drone, ma di avere uno schermo e una roba dedicata al drone. E in più questo schermo del radiocomando è molto più luminoso anche dell'iPhone Pro Max, cose varie, e soprattutto d'estate non si surriscalda. Cioè se avete l'iPhone sapete che quando fa caldo caldo butta giù la luminosità e non si vede più una mazza. Questo no, questo qua rimane sempre bello cacciato come luminosità, e quindi si può volare e quindi voliamo. Così come il Mavic Mini 3 Pro, abbiamo una fotocamera che proprio gira in verticale. Ed eccoci qua, tornati alla base. Ve l'avevo detto sul lago mentre volavo, ma poi ho tagliato quella parte perché ero tutto andato in ombra, perché giornate d'inverno purtroppo non avevo fatto i conti con quanto presto va giù il sole. Cosa vi avevo detto di così importante? Che tutte le riprese sul lago che avete visto ho registrato con l'iPhone per 16 minuti se non sbaglio. Ho volato col drone tutto il tempo in modalità sport, tra l'altro, quindi un buon quarto d'ora di volo in modalità sport. Mi ha fatto fuori il 50% esatto, perché sono atterrato col 51 che stava diventando 50. Il 50% della prima batteria, con tutta quella roba che avete visto, mezza batteria, vabbè. E tutto questo solo perché la CPU non deve fare i calcoli del tutte le fotocamere aggiuntive della vita ostacoli come nel Mini 3 Pro. Allora, devo essere sincero, ho sentito un pochino la mancanza dell'active track. Le vita ostacoli, no, alla fine basta stare attenti, non vai dentro gli alberi. Letteralmente Casey Neistat, Morolla, Manuel Agostini, qualsiasi persona conosco che è andata dentro gli alberi con i Mavic Mini, ma sorvoliamo. Diciamo, le vita ostacoli serve, non serve. Io non ho mai sentito così tanto l'esigenza quanto invece dell'active track. Non tanto per tracciare un soggetto in movimento. Il Mini 3 Pro comunque non è all'altezza del Mavic 3 Pro, per dire, non ha la stessa CPU e quindi non traccia altrettanto bene. Delle volte perde un po' l'inquadratura,
quadratura, si sposta, non è precisissimo. Però per orbitare attorno a un soggetto fermo, tipo i palazzi sull'isola, sul lago che avete appena visto, devi giocare con la sincronizzazione dei due pollici sul telecomando. Non hai il tracking che gli dici, guarda, mantienimi sto palazzo centrato e dopo tu butti tutto per di fianco e il drone gira, ma mantenendolo sempre inquadrato. Devi sincronizzarti la traslazione del drone con la rotazione e ci vuole un po' di pratica per fare le riprese smooth, ma secondo me ci sta a fronte della batteria in più e soprattutto del prezzo molto più ragionevole che questo Mini 3 base ha rispetto al Mini 3 Pro. Adesso ci arrivo alla scala dei prezzi perché hanno fatto una cosa super frammentata, perché cioè lo puoi prendere o solo il drone senza radiocomando o il drone con radiocomando questo, il drone con radiocomando questo ma la framework combo, il drone con radiocomando questo ma senza framework combo, il drone con radiocomando questo ma con la framework combo. Vogliono darci le opzioni, vogliono fare una cosa sartoriale su misura. Allora, comparto tecnico ci sarebbe infinite altre cose da dire. Abbiamo detto che la fotocamera va in verticale, fotocamera che ha un bellissimo sensore, un 1.3 di pollice, quasi un pollice circa, un po' di meno, che però ha dual ISO nativo, ha l'HDR hardware proprio a livello di sensore, hanno preso un bel sensore e infatti si vede, fa delle riprese che sono incredibili. Bene, parliamo di prezzi perché questi secondo me lo rendono veramente un best buy, il regalo perfetto per Natale, io la butto lì, manca 3 settimane a Natale. Allora, partiamo subito, il drone l'hanno messo a 500 euro, costa di più del Mini 2, chiaro, fa molte cose in più, resiste di più al vento, ha il sensore che va in verticale, ha la fotocamera migliore, ha molta più durata la batteria e sono solo alla fine 50 in più rispetto al Mini 2? No, il Mini 2 lo vendevano con il radiocomando. Questo è il drone e basta, sono 4,99. Drone e RCN1, cioè il radiocomando, quello dove si mette il telefono, sono 589. Diventano 759 con il radiocomando figo, quello con lo schermone e tutte cose. Ve ne ho già parlato prima, quindi non torniamo a raccontare del perché è figo. Se ci volete aggiungere la Fly More Combo, io adesso ve lo dirò così, proprio in totale sincerità, il borsello è super figo, questo qua lo adoro, ma servono veramente 3 batterie con un drone del genere, che tanto le batterie durano all'infinito? Non lo so, fate i vostri conti, la batteria dura veramente tanto. Ci può stare in caso di comprare il drone con la versione base, cioè una batteria, e portarsi dietro un powerbank e caricarlo con la USB-C, magari un powerbank con ricarica rapida, te la giostri in modo da non arrivare mai a 0% di batteria e dici intanto il mio budget lo spendo qua e dopo tra 3-4 mesi mi compro una seconda batteria, così per stare più in sicurezza, per stare un po' più a mio agio. Se invece prevedete di volare tanto tanto in una sola giornata, tipo vai in montagna e lo lasci lì in hovering mentre vai ad arrampicare sulla roccia, ecco quello che non ho detto, che la fotocamera, così come il Mavic Mini 3, si gira anche notevolmente verso l'alto, tipo 60 gradi verso l'alto, e fa delle riprese incredibili, tipo questa ripresa in cui salgo dal lato della montagnetta del giardino, ma in realtà qui non ero inclinato, ero tipo inclinato a 20 gradi, sale molto di più, sale quasi a guardare in verticale. Sono delle riprese stranissime da vedere per un drone, un drone che guarda in su ma che si sta volando come un drone, e però è molto utile anche per chi va in montagna, sulla roccia, sulle pareti, sulle cose, insomma metti il drone un po' basso, ti fa le riprese contro il cielo, secondo me è una figata. Mi sono perso. Ah no, certo, se lo lasciate lì in hovering a riprendervi per 1 ora e mezza consecutiva mentre voi arrampicate sulla roccia, ecco che allora le 3 batterie possono servirvi. No vabbè, in realtà abbiamo capito, la differenza è mezz'ora abbondante di volo, decisamente abbondante perché sono 38 minuti da scheda tecnica e mi ha fatto mezz'ora in modalità sport, cioè correndo come un animale. Più di mezz'ora con una batteria, più di 1 ora e 3 quarti con 3 batterie. Se volete le 3 batterie e il radiocomando N1, 778. Quindi alla fine costano praticamente uguali il drone con una sola batteria e il radiocomando figo, e invece il pacchetto con la framework combo, quindi vabbè, le 3 batterie, la borsa, tutte cose, con il radiocomando base. Framework combo invece con radiocomando figo l'hanno messa a 948, siamo ancora nelle 3 cifre, che considerata l'inflazione dei prezzi di quest'anno è onestissimo. Cioè il Mavic Mini 3 maxato con tutti gli accessori, con il radiocomando ci sta più che altro come drone, ci sta troppo come drone, è una figata, è proprio bello. Poi durante l'inverno adoro che è talmente compatto e piccolo che con il dovuto copri gimbal, che sennò si sfascia tutto, te lo butti in tasca del giubbotto e puoi averlo sempre dietro. Lo butto magari con questo radiocomando che è un pelo più piccolo, però vabbè sì, te lo butti nelle tasche, è una figata, ti diverti per sempre. E bene, direi che abbiamo detto più o meno tutto, tranne che dovete mettere pollice in su al video nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, ma in ogni caso voi mettetelo comunque. Ci vediamo presto, settimana prossima dovremmo riuscire ad avere Iron Man, ci sono stati un po' di ritardi nelle spedizioni dalla Cina. Per questo video è tutto, ciao a tutti!